Amici sportivi appassionati, è tutto pronto? Stiamo per vivere l'emozione di questa sfida. Un saluto da Piero Gipardo. E Stefano Nava, con la speranza che sia proprio un bell'incontro. Siamo pronti a raccontarvi le emozioni del match tra Borussia Dortmund e PSV. Comincia così la partita. Punta l'area. Gran palla, pericolo. Occhio alla botta. Una parata incredibile. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Schmelzer. C'è grande pressione su di lui. Kehl. Palla schizza via dopo il contrasto. C'è la prateria per andare. Grande occasione. Ha spazio, prova. E il pallone finisce in gol. Il portiere non poteva nulla. Palla in buca d'angolo. Frutto di un tiro molto angolato e preciso. Si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Grande fiuto del gol. È riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. Hanno aperto le marcature con questo gol. Arbitro che fischia il fallo. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Occhio al... Cerca la rete. Pallone in gioco, attenzione. Ed è gol! Rete! Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. E qui c'è grande senso della posizione, uno spiccato fiuto del gol, facendosi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, pronto per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Un flipper qui, palla che finisce fuori. Da lì può andare col cross. Palla che finisce in angolo. E intanto la regia ci ripropone l'azione da cui è scaturito il gol. Immobile! Colpo di testa che finisce fuori. Che occasione sprecata.
Piszczek. Parte il traversone. Kel. Recupera bene il pallone. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Schmelzer. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Kel. Niente da fare, situazione abbastanza evidente di offside. Grande tempestività di questo intervento. Occhio al contrasto. Intervento ruvido ma corretto. Squadre negli spogliatoi, finisce il primo tempo. Risultato inaspettato. Bella partita, ma ci sono ancora 45 minuti intensi. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Ci aspetta il calcio d'angolo. Grande tackle difensivo. C'è il movimento dei compagni. Ha un'autostrada a disposizione. È solo, può andare in porta. Prova a sorprenderlo ed entra in rete. Gol! Si allarga il divario inesorabile fra le due squadre. Sinceramente non so neanche dove trovino la voglia di continuare. Il divario tra le due compagini è impressionante. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. L'allenatore deve aver visto qualche giocatore stanco e ha deciso di sostituirlo. Effettivamente c'è molta stanchezza in campo, è necessario cambiare qualcosa. Potrebbe andare al cross. Benda. Prova ad andare. Conclusione fuori misura, da dimenticare. Assolutamente da dimenticare, Pier. È arrivata l'ammonizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca, forse, ma l'arbitro, attento, ha solo concesso il vantaggio. Prova, respinge il difensore. Tutto facile qui per il portiere. Premia la corsa sulla fascia. Guarda il movimento in area.
Siamo sul... Il punto di battuta del calcio d'angolo. Qui possiamo rivedere l'azione precedente dalla quale è nato il gol, ovviamente da diversa inquadratura. Kel! Oh. Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi? Kel. Si riprenderà con un fallo laterale. Esce e recupera il pallone. C'è un uomo a terra, potrebbe essere un problema muscolare. Papastatopoulos. Royce. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. L'autore del fallo viene dunque spedito sotto la doccia. Gli avversari cercheranno di sfruttare questo calcio piazzato, una posizione molto interessante. Kagawa. A spazio, prova. In questo tiro c'è tutta la frustrazione del momento. Sugli spalti si esulta già per la vittoria quando manca ormai poco da giocare. Entusiasmo incontenibile. Beh, Pierluigi, la partita ha preso una piega tale che difficilmente potrà cambiare in questi ultimi minuti. Ed eccolo il fischio finale. Ce l'hanno fatta, hanno vinto. Soltanto pochi mesi fa sembrava solo un sogno lontano, adesso è realtà. E se lo meritano tutto questo risultato.